Ciao a tutti draghi, sono Etherion e vi do il benvenuto in questo nuovo video su Warframe, dove andremo quest'oggi a parlare della Vitrica, l'arma, lo spadone a due mani del Glassmaker, di Nihil, l'arma di questo boss non particolarmente complesso da affrontare, ma è arrivato dopo quanti? 5, 6 mesi di Nightwave. Un po' una rottura unicamente per questo. Per quanto mi riguarda è stata una bella boss fight, una bella lore tutta dietro, però molto terribilmente dispersiva. Non parliamo però di questo, andiamo a parlare dell'arma in sé che ci dropperà il boss una volta terminata appunto la Nightwave, la quinta fase della Nightwave. E andiamo a vedere un pochino le sue caratteristiche. Come sempre, se non l'avessi già fatto, vi invito ad iscrivervi al canale e lasciare anche un bel mi piace, perché questo aiuta tantissimo a crescere. Vi faccio vedere l'arma senza alcuna mod addosso per vedere un pochino come è composta. Abbiamo il 33% d'effetto, che è tantissimo. Il 2.3 di moltiplicatore critico e il 23% di probabilità di critico la rendono un'arma veramente, veramente interessante. Non ha le statistiche della Grand Prime, ma quella è fuori scala, mettiamola così, quella 32-32 di critico e di effetto. Quest'arma però, anche se non raggiunge la probabilità di critico della Grand Prime, ha una caratteristica che la rende, per certi versi, migliore della Grand Prime. Anche questa può essere giocata con una build da spin to win, con il Cleavoring Whirlwind, quindi girare attorno ai nemici e farli a fettine, con una build praticamente basata sul virale, come sempre, e sul taglio. Volendo potremmo, per aumentare la possibilità di far proccare l'effetto taglio, mettere le due mod per fare il virale al livello 0 entrambe. Questo abbasserà il danno da virale, dall'effetto virale, ma ci frega ben poco questa cosa, perché andremo principalmente a far proccare taglio quando poi Weeping Wounds arriverà alto, e con le nostre mod per aumentare il danno critico, con il Blood Rush, chiaramente, che andrà a far scalare anche il critico, la possibilità di crittare, andremo a fare principalmente danno da taglio, e con queste sferrate, sferzate, chiamatelo un po' come vi pare, in avanti, no? Che fanno taglio, vedete? Ta-ta, ta-ta, ta-ta. È divertente, è una build come un'altra, non mi soffermo tanto su questa perché comunque va benissimo così. Se non vi va di mettere Gladiator Might, sapete benissimo che potete mettere sia Drifting Contact sia Gladiator Rush per aumentare sia la durata della combo, se aveste la Zenuric e non la Naramon. Oppure potreste mettere, volendo, anche il Gladiator Might se invece mettete la Naramon, quindi perdete il contatore combo più lentamente per avere quel 60% di danno critico in più. Questa è una build a zero forme. Per usare questa build non vi occorrono forme, quindi avrete un'arma molto forte senza sprecare nessuna forma. Vi propongo invece un'altra build sempre per quest'arma, un po' particolare, ok? Per fare questa build ci vogliono due forme, perché c'è Primed Fever Strike che consuma tantissimo, volendo, mettendo Fever Strike normale. Se non ricordo male, non serve, ne basterebbe semplicemente una di forma. O sul Fever Strike o sul North Wind non cambia nulla, tanto anche qua, vedete, anche se c'è un'altra tipologia, non c'è nessun problema, ci entra comunque tutto quanto. Dicevo, questa è una build un po' particolare perché vediamo delle mod che non uso spessissimo nelle armi da corpo a corpo, ma è proprio per questo che mi è piaciuta l'idea di portarvi quest'arma come build, perché tutte le armi da corpo a corpo di recente le sto buildando molto molto simili tra di loro. Questa invece è una build diversa, basata su un altro tipo di attacco, per cui vale la pena di parlarne, di farci un video a sé stante. Abbiamo innanzitutto il Primed Pressure Point, non abbiamo più il Condition Overload, perché quello che andiamo a pompare è il danno
in sé, ok? Il danno totale che andremo a causare. Vi ricordo, se non lo sapeste, che il pressure point, il premio di pressure point scala con una mod aura chiamata Steel Charge. Da quello che mi hanno quantomeno spiegato, se mettete il premium pressure point dovete mettere Steel Charge, perché scala con il danno dello Steel Charge. Abbiamo poi il Blood Rush, il Berserker, l'Organ Shatter, il Weeping Wounds e il due modo per andare a fare il nostro Vilare, che stavolta è 3600, non il banalissimo 150 di prima. È veramente, veramente corposo come danno. Infine ho messo Spoiled Strike, che aumenta del 100% il danno, ma riduce la nostra velocità d'attacco. Perché questa build fatta in questo modo? Perché quest'arma, se non lo sapeste, ve lo dico in questo momento, ha una caratteristica speciale. È un attacco particolare, unico nel suo genere. Esattamente come il vetraio ci ha rotto le scatole per più e più mesi, andando a classificare i nemici intorno a noi e quindi rendendoli più difficili e le nostre missioni più snervanti e seccanti, con quest'arma noi possiamo rendere di vetro i nostri nemici. In che modo? Ci basta saltare, mirare e poi fare un attacco normale con la E. Quindi salto, miro, attacco. Vedete? Quell'esplosione andrà a rendere di vetro i nostri nemici. Ve lo faccio vedere con dei nemici, magari. Ci sono dei Corrupted Eevee Gunner. Proprio lì, vedete? Non così, ma così. Ecco, vedete quelle luci che compaiono? Ve le faccio magari rivedere adesso a schermo. Quelle sono i nemici che diventano di vetro. Ve lo faccio rivedere ancora una volta. Non così, magari. Visto? Ok, questa esplosione ha un raggio abbastanza breve, se non ricordo male sui 5-7 metri, quindi non colpisce tutti i nemici, è per questo che andremo a utilizzare un frame adatto a raggruppare i nostri nemici, in modo da renderli tutti di vetro. Ora, perché rendiamo di vetro i nostri nemici? Per due motivi. Prima di tutto è un CC, è un semplicissimo CC, gli facciamo muovere i nemici. Se non ci resto secco. I nemici che diventano di vetro non ci attaccano più, restano bloccati. Ok? Il secondo motivo per cui facciamo questa cosa è perché i nemici resi di vetro sono poi vulnerabili a un attacco pesante dall'alto, subiscono più danni da questo tipo di danno. Adesso vi faccio vedere come. Basta quindi raggrupparli in modo che colpisca tutti quanti poi la classificazione e subiscono danno tutti quanti, ok? Da quello che... ecco, uno è andato per il danno da taglio. Il danno che hanno subito gli altri è sì elevato, c'è comunque un danno qui intorno, ma non è niente di spettacolare da quello che abbiamo voluto vedere. Le cose cambiano quando raggiungiamo, arrivate a 12 per, non ci resta che raggruppare nuovamente. Colpo per prendere di vetro. E boom. Boom. Un singolo colpo. Ve lo faccio rivedere perché è bellissimo, è quasi... Boom! Tutti andati con un singolo colpo pesante. Non è semplicissimo, d'accordo, arrivare a 12 per, bla bla bla, poi magari rischiamo di perdere la combo duration, come potete vedere in basso a destra io non la perdo del tutto perché... utilizzo la Naramon come scuola del Tenno, quindi perdo 5 punti per volta, quindi riesco comunque a restare sempre alto. Volendo, non voleste usare Nidus, ci sta perfettamente, puoi usare altri frame come Cora, ad esempio. Oppure potreste usare anche Neja per raggruppare i nemici, perché no? Ma come? Neja, non sapete che Neja ha un'abilità per raggruppare i nemici? Ma certo, eccola qua, guardate che bella.
Ah, non è di Neji, è di Cora, giusto? Beh, se anche voi avete già sbloccato l'Helmet System nella vostra navicella, ci sono vari video sul canale che vi spiegano come sbloccarlo, come attivarlo, quindi non starò a farlo in questa sede, sappiate che potete prendere l'abilità di Cora e metterla su un altro frame, così come il Larva, l'abilità di prima per raggruppare i nemici, di Nidus. Quindi potete rendere qualunque vostro frame capace di raggruppare i nemici vicini. E questo non è che una manna dal cielo per quest'arma. Certo, non siamo a 12 per, ma l'idea è quella. Ora, prima di terminare il video, vi faccio vedere una piccola interazione che è possibile fare con il nostro limbo. I nemici li facciamo muovere. Entro nel rift. Vedete quello che è successo, vero? Ora, non abusate di questa cosa. Il fatto che potete colpire i nemici all'interno del rift e quindi essere totalmente immuni ai danni, e nonostante questo eliminare i vostri avversari. Non crogiolatevi in questa cosa, perché è chiaramente un bug che verrà risolto al più presto. Non è possibile infatti che Limbo possa fare questa cosa. Attualmente è così, va bene, non fateci caso. Io per amore della divulgazione vi parlo anche di questo. Tra l'altro mi è stato detto da un mio utente durante una live, quindi non l'ho nemmeno scoperto io. Però appunto fate conto che oggi c'è, domani magari, che state guardando questo video, potrebbe non esserci più, perché vi assicuro è un bug, non è normale che faccia questo effetto. Contro i nemici di Steel Pat l'ho provata, magari non vengono eliminati in un singolo colpo degli Slam Attack, ma basta rifare tutto quanto, cioè basta semplicemente raggruppare nuovamente, saltare, andare a fare il colpo per renderli di vetro e di nuovo Slam Attack. Massimo due colpi e vanno giù. A 12 per poi è veramente semplice. Probabilmente con un frame che va anche in stealth è ancora più semplice. Non vi consiglio i Vara, perché sì, va in stealth, ma dovete saltare molto spesso e perde il suo stealth. Potete usare Ash oppure Loki, anche Octavia volendo. Va benissimo, io consiglio unicamente Ash, perché per la maggior parte quando fa quel danno è danno da taglio. Abbiamo Steel Charge di base con il nostro Ash, basta una build full durata per andare di smoke screen tutta la vita, e con la nostra passiva, la passiva di Ash, andiamo a maggiorare appunto i danni da taglio, quindi tutta la vita lui con la vitriga, per quanto mi riguarda. Questo video termina qui, grazie mille per avermi seguito. Se non l'aveste già fatto, vi invito ancora una volta ad iscrivervi al canale, lasciare anche un mi piace se vi piacciono appunto i miei contenuti, lasciare commenti come sempre sotto al video se aveste bisogno di aiuti, delucidazioni o quant'altro. Io sono Etherion e spero di rivedervi alla prossima. Ciao draghi!